il libro ma ti manca il segnalibro, ma lo facciamo in 2 minuti e a costo zero. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? È ricominciata la scuola, che tristezza, che tristezza! Ma possiamo renderla più divertente con dei segnalibro fatti con zero spesa e massima resa. E allora, prima di spostarci di là, ti ricordo sempre che ti aspetto su Facebook. Vieniti ad iscrivere sulla mia pagina Facebook per avere 3 video al giorno di creatività a tua disposizione. In più ti aspetto su Instagram e ti ricordo che con l'hashtag Arte per te video potrai fare parte dei miei video. Infatti prenderò tra tutte le foto selezionate, selezionerò il manufatto, l'opera d'arte, il disegno, il lavoretto che più mi ha colpito in quel frangente e che porterò e presenterò in video tramite la foto, salutando anche l'autore di quel lavoro in video. Quindi verrete con me a far parte dei video di Arte per te, hashtag Arte per te video, tutto minuscolo, tutto attaccato. Bene, in più vi ricordo sempre di condividere i video di Arte per te e di lasciare un pollice in su per fare cosa gradita a questa pazzerella qua. Basta parlare, andiamo di là a preparare i nostri segnalibro di carta. Ed ecco l'occorrente per i nostri segnalibro in carta, zero spese per dei segnalibro davvero davvero carini. Cosa ci occorrerà? Un righello, un paio di forbici, una matita, dei pennarelli, io ne ho anche uno dorato, quindi un pennarello dorato, un puntino di colla che può essere anche la colla stick, non occorre che sia questa, ma se volete vi lascio il link di questa in info box, e poi 2 striscioline di carta dello spessore che preferite, poi dei pezzi di carta vari. Io farò 2 segnalibri giallo, 2 segnalibri con questo colore, un altro modello, e 2 segnalibri con le striscioline di carta. Iniziamo subito. Allora, tra le striscioline di carta prendiamo i colori che preferiamo. Vediamo un po'. Divido a metà le mie striscette di carta che sono lunghe 50 cm. Prendo una striscetta di carta, metto una parte in orizzontale davanti a me e alzo l'altra parte in verticale, così. Fatto questa apertura, quindi schiacciando qui in mezzo, la pongo dinanzi a me. Adesso apro al centro, metto un puntino di colla sul centro dell'altra strisciolina, così, e pongo la prima strisciolina sulla seconda strisciolina, così. Adesso piego in modo che la striscia esterna stia accanto alla striscia, vedete, glicine, che la striscia viola stia messa proprio accanto alla striscia glicine, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte e lascio asciugare. Il mio è già asciutto, adesso continuo a piegare le strisce di carta in modo che vengano sempre ad essere accanto a quelle che stanno dall'altra parte. Quindi, vedete, io metto questa glicine accanto a quella viola e adesso metterò quella glicine accanto a quella viola che sta dall'altra parte. Così. E continuo a creare la mia treccina di carta prendendo quella esterna e ponendola sotto quella dell'altro colore che è posta dall'altra parte e piego. Arrivati a questo punto potete o incollare il tutto e tagliare l'eccesso, oppure continuare a piegare e portare sul retro le striscioline, così. In questo caso ricordatevi di mettere un punto di colla sul retro.
è la nostra treccina, è bella e finita per fare da segnalibro. Se volete, qui potete praticare un buchino e mettere un laccetto, oppure lasciare il cravattino così semplice semplice a portata di mano. Voilà, non è troppo carina? E allora sbizzarritevi con tutti i colori e postatemele sia sulla pagina Facebook di Arte per Te che su Instagram taggandomi con Arte per Te Video. E poi, se mi piacciono i vostri segnalibro, magari sarete voi ad essere portati in video per il prossimo video. Bene, passiamo al secondo modello. Per questo progetto ci servirà semplicemente un quadratino giallo tipo post-it, un occhietto che si muove, un pennarello argentato e un pennarello nero. Iniziamo subito. Prendiamo un righello e tracciamo le diagonali al quadrato. Ritagliamo uno dei quattro triangoli che si sono venuti a formare e pieghiamo lì dove si sono formate le altre righe dei triangoli. Quindi 1 e 2. Pieghiamo il primo triangolo così e il secondo sul primo e incolliamolo su di esso con un puntino di colla. Quello che avremo sarà questo e questo angolino sarà quello che fungerà da segnalibro nei nostri libri, ma noi lo vogliamo rendere un pochettino più divertente. Io qui ho un occhietto più grande di quelli che si muovono e traccio la circonferenza un po' più grande rispetto a quella del mio occhietto. Voilà! Avete già capito cosa sto facendo, vero? Poi col righello traccio due linee, coloro d'argento la parte tonda e di nero la parte orizzontale. Quindi con un puntino di colla appiccico l'occhietto che si muove, faccio un sorrisino birbante e banana banana! I vostri segnalibro non sono mai stati così carini e divertenti. E allora sbizzarritevi con la carta, in pochi secondi un segnalibro davvero carino. Per il terzo modello di segnalibro ci servirà un bel pennarello dorato, una matita, un paio di forbici e dei cartoncini con dei bei colori vividi a contrasto. Su di essi io disegnerò delle piume. Disegnare una piuma è abbastanza semplice. Potete farne solo metà se volete farla speculare e poi ritagliare in doppio, ma io vi suggerisco di fare questa cosa così. E scendere piano piano formando la vostra piumetta, quindi 1, poi si taglia e si ritorna su, 2, si taglia e si ritorna su, 3, si taglia e si ritorna su. Disegnate intanto la piuma per come la immaginate. Potete disegnarla dritta oppure potete disegnarla un po' più storta e quindi farla tipo così. Non vedete niente, non importa, ora ve la ritaglio. A questo punto, con un righello, e se lo avete un bulino, ma se non lo avete potete usare qualunque aggeggio a punta, dovete segnare il centro della piuma. Io per esempio uso delle forbici arrotondate perché immagino che voi non abbiate un bulino a casa, e quindi piego leggermente la mia piuma per darle proprio l'effetto tipico. Non è finita. Per decorarla in maniera ancora più bella, per sulla punta do un taglio dorato. Guardate che bello questo segnalibro, è stupendo. Potete scrivere il nome della materia o il vostro nome e avere un segnalibro veramente bello e di classe. A me piacciono moltissimo. Taglio l'altro e sono subito da voi.
E anche la seconda delle mie piume è bella e pronta per segnare attimi di studio speciali. E allora, ecco le mie super facili e soprattutto low cost tre proposte per segnare il punto della situazione con la carta in maniera del tutto low cost. È un modo semplice ed economico per avere sempre uno sguardo creativo sul nostro studio. Prima di lasciarvi alle foto, però, voglio dirvi che oggi a colpirmi particolarmente col suo lavoro è stato Lilip, che dice: so che non sarà a livello degli altri, nemmeno nel loro stile, ma boh, volevo fare vedere questo disegno, dato che per realizzarlo ho utilizzato tutto ciò che ho imparato seguendo Arte per Te. Ringrazio tutte le persone che mi hanno costretto, non, malgrado le mie insicurezze. Ecco qui, magari se mi scrivevi anche il tuo nome, scritto Lili H trattino basso P, Lilip, sei bravissimo. Io credo che già di tuo fossi bravissimo, ma vorrei fare vedere il tuo lavoro da tutti gli amici di Arte per Te. Una stupenda illustrazione che in questo momento stanno guardando. Bravissimo Lilip e grazie per avermi taggata con l'hashtag Arte per Te video. Se anche voi volete far parte dei video di Arte per Te, su Instagram hashtag Arte per Te video e tutto attaccato e minuscolo, e io di volta in volta sceglierò il disegno che più mi darà un senso di gioia e di simpatia, e il disegno, il quadro, la cosina creativa, anche un segnalibri fatto da voi che più mi darà il senso del vostro gioire nel fare creatività, e lo porterò con me in video. Bene, adesso basta cianciare, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto che belli i nostri segnalibro low cost, allora qual è il vostro preferito? Il Minion Sangolino o la piuma? Il mio è la piuma decisamente, ma è bellino anche il segnalibro intrecciato. Fatemi sapere quale preferite e fatemi sapere quale rifarete. E allora, da oggi libri spiritosissimi e leggiadri e colorati con i segnalibro zero spese di Arte per Te. E noi ci vediamo sempre qui per un prossimo creativissimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!